Ciao brutti, benvenuti su Lutanime. Buon salve a tutti. Buongiorno. Bonjour. Un'intro un po' troppo lunga? In effetti inizio un po' a dilungarmi con le intro, ma si vede che mi diverto, no? Non è questa la cosa importante? Che io mi diverto? Voi vi divertite? Sì? No? Non mi interessa. Sto scherzando, ovviamente. Siamo qui per aprire un nuovo Lutanime. Lutanime! Questo lo faccio per voi, che avete come massimo livello di intrattenimento un deficiente che non fa niente poco di meno che semplicemente aprire una scatola davanti a una telecamera. Potreste vedere un vlog, un gameplay di Minecraft, un video sugli slime, woo! Eppure avete cliccato questo video. Spero di non deludervi. O almeno, spero che questo Lutanime non ci deluda, visto che spesso ci delude. Forse sono più spesso le delusioni che le sorprese. Ma ho una buona fiducia questa volta, perché il pacco sembra essere relativamente pesante. Io direi di non perdere altro tempo, visto che già l'abbiamo perso con la intro. Dove sono le forbici del potere? Io non vi devo far vedere il casino che c'è qui. Questa stanza è reduce di 3 Lutanime, tanti altri unboxamenti, personali anche, e un macello qui davanti. Forbici del potere, dove siete? Forbici! Dovremmo usare il vecchio classico metodo delle unghie. Cristo, apriti! Ok, sembra che io ce l'abbia fatta. Attenzione! Scavicchio, scavicchio ma non apro, o apro ma scavicchio? O mi grattolano scavicchiando e poi mi annuso le dita? Non lo so. Oh, attenzione! Io lo sapevo che c'era una bella sorpresa, perché vedo due scatole dentro una scatola. Quindi oggi ammirerete l'apertura di una scatola contenente due scatole contenente qualcos'altro. Non è la cosa più divertente che abbiate mai fatto o visto? Certo, vorrei vedere. Iniziamo con l'action figure, attenzione, di Yosuke Higashikata. No, Higashikata. Yosuke Higashikata, chi cacchio sei tu? Chi sei? Io non ti conosco. Forse gli altri lo conoscono. Ah, Jojo, attenzione. Attenzione, questo mi sa che lo regalo a Kisuke. Tanto prima o poi ci vedremo, giusto, Kisuke? Che lui, un grande amante della serie di Jojo, molto più di quanto lo sia io, quindi mi sembra più che un regalo carino. Ma adesso dobbiamo aprire un'altra scatola. Non è divertente questo canale, incredibile. Tu guarda questo scotch che si spezzetta in mille pezzi. Ah, come al solito non so il tema della settimana, quindi non me lo chiedete, lo scopriremo dopo. Ma dove sono le forbici? Perché mi avete abbandonato, forbici? Non oggi, Cristo. Meme review. Attenzione, ce l'ho fatta ad aprirlo. Vediamo un po' come questa action figure. Cristo, vieni fuori però. È venuto fuori un'altra scatola. Dentro un'altra scatola, che era dentro una scatola. Quante scatole? Quante scatole, dico io. Sempre più un casino qui dentro, Hop! È volato un pezzo. Eccola qua la simpatica action figure. Mettilo a fuoco, per favore. Guardate quanto è affascinante il ragazzo. Guarda che capelli fluenti, incredibili. Proprio l'opposto mio. Porta la valigetta lì sotto. C'ha il cuoricino qui che è molto carino. E c'ha questa base, insomma, che lo tiene un pochino. Bene. Kisuke, questo è per te, per quando ci vedremo. Lutanime! Lutanime! Ti metto qui, zio, stai buono. A parte che mi sono scordato di mettere questo bello questa bella schermata che ci fa vedere qualcosa di Jojo, penso. Non lo so cosa farò vedere qui dietro, ma in genere mostro cose qui. Ok, dopo, lo mostro dopo in fase di editing. Ma andiamo avanti, perché qua ci sono altre cose da prendere, attenzione. Per qui c'è un'altra scatola, tutte scatole oggi dentro la scatola. Io vado ad aprire con cura e c'è un pezzo di polistirolo bellissimo e obiettivamente molto anime kawaii, si mangia. Ah. Oh, ma ci sono due tazze, ma sono bellissime. No, di Mushishi. Io amo Mushishi. Cristo, questo è bello, questo me lo tengo. Col cazzo che regalo questo. Mettimelo a fuoco. Per chi non avesse visto Mushishi, lo consiglio ampiamente, perché è molto bello, è magico. L'animazione è di alta qualità. Mushishi, e parla di cose simpatiche e spirituali. E non voglio spoilerarvi troppo, ma è molto bello. Sono due tazze. Due tazzine per me. E ci prendo il sake, che non ho. Quindi il caffè andrà bene. Lutanime!
lontani me. Andiamo avanti per concludere, perché qui siamo per finire. Oh, attenzione! L'arte di Yoshitaka Amano, o Amano, non so dov'è l'accento qui. Questo si mangia? Non credo, ma se non sbaglio lui potrebbe aver avuto a che fare anche con qualche design di Final Fantasy, qualche arte di Final Fantasy. Andiamo a sbirciare qualcosa qui dentro. Infatti sì, Final Fantasy X, Seymour e Lady Yuna. Qui sotto, Seymour, non so se ricordate. Voi lo sapevate che Anima dei Mates si chiama Anima per via del leone Anima di Final Fantasy X? No? Beh, ora lo sapete. Guardate qui, Kuya di Final Fantasy 9. Attenzione, ma questo è un gran bel libro d'arte, cioè di sketch e cose del genere, mi piace molto. Oh, ma guarda, sempre Final Fantasy 9, Garnet, Eiko, Zidan, come si chiama veramente. Molto molto bello, Cristoforo. Oh, questo sì che sono contento adesso. Attenzione, questo è il mio preferito. Il Cavaliere della Luce di Final Fantasy 1. Attenzione, attenzione, questa è la cosa mia preferita, perché sapete che quando escono cose inerenti a disegni, schizzi, arte, eccetera, beh, fa per me, sai com'è. Io disegno cosette più brutte di queste, però ci provo, dai. Lutanime! Lutanime! E abbiamo infine, non infine, c'è qualcos'altro? C'è un altro phone charm, attenzione, i phone charm che ce ne abbiamo a bizzeffe ormai, perché sicuro che ogni volta arriva un phone charm. Io non capisco, guarda i phone charm, ma che ci fai con i phone charm, io dico? Dove te li appendi? Al prepuzio? E andiamo a vedere di che cos'è questo. Eccolo qui, speriamo che metta bene a fuoco. Metti a fuoco, telecamera, per favore. Ok, l'ha messo un pochino a fuoco, sì, lo vedete? È puccioso, è carino. Vi piace o vi spiace? Anche se vi piace, è mio. Lo prendiamo qua insieme a tutti gli altri. Come ultimo abbiamo una spilla di Noragami, attenzione, sapete quell'anime che voi tanto mi consigliate e io non guardo mai? Proprio quello. Eccolo qua, una spilla di Noragami. Dove la metterò? Nel sederino? Non lo so, non lo so. Fatevi gli affari vostri. Per ora la mettiamo qui e la chiudiamo con il poster per scoprire qual era il tema della settimana, che io non so. Lutanime! Già si è rotto il poster, Cristoforo. Il tema era Dei e Spiriti, hai capito? E questo è il mio preferito, l'arte di Yoshitaka Amano. Il resto, gnigni, a parte le tazze di Mushishi che ho apprezzato molto, il resto lo regalerei volentieri, con amore. E questo è il poster dietro, ok? Ok, bella! Ecco l'interno della bellissima scatola, che mi hanno detto che se rovesci diventa un'altra scatola, quindi io dico, perché non provarci questa volta? Come si fa? Attenzione, si sta aprendo tutto qui! Quindi questa va rovesciata, al contrario. Ci sto riuscendo, calma! Lo sapete che la manualità è il mio forte! Alleno sempre la mano e in particolare il braccio destro, per cose personali ovviamente. E non pensate male, parlo del disegno, attenzione. Wow, ma perché non l'ho mai fatto prima? È bellissimo! E guardate, è diventata questa scatola simpatica. E noi sai che ci facciamo? La buttiamo da una parte. Bella! Un altro poster nell'angolo. Poster inutilizzati, tra l'altro. Bene signori, io direi che la possiamo chiudere qui con questo ennesimo loot anime. Spero che vi siate divertiti, se così è stato ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se non vi siete divertiti potete pure scrivere all'email, vi risponderò il giorno che morirò, @gmail.com. Iscriviti se non lo sei, ma soprattutto ricordati che questo era Electric. Ma salve, voi che siete arrivati alla fine del video vi chiedo un favore. E lo chiedo solo a voi che siete arrivati fino in fondo, che vuol dire che mi volete bene, nel profondo dei vostri cuoricini. Vorrei fare un video, sai quelli tipo che rispondi alle domande che, insomma, i tuoi iscritti ti fanno. Ste robe lì, però ovviamente non sarà il tipico video, lo sapete come sono fatto io, non lo farò mai tipo Fuck Time Electric Poo Ugaz, ok? Quindi, proprio per questo motivo volevo chiedere a voi, qui sotto nei commenti, fatemi tutte le domande che vi vengono in mente, perché il video di lunedì sarà a proposito di queste. Sarà speciale, sarà particolare, non starò seduto su una sedia a rispondere come tutti. Sorpresa, sorpresa, quindi mi aspetto tante domande simpatiche, magari anche strane, a cui potrei rispondere sia sinceramente che un po' a cazzo, come mio solito fare, insomma, niente di nuovo, giusto? Detto questo, vi auguro un discreto weekend e una vita piuttosto amara. Vi adoro. Muah.